torna a calcare i campi della Centurion League, scendono in campo qui al Ciriaci di Roma due squadre dall'altissimo potenziale, dall'altissima qualità. Si tratta del Dis Prima Porta in maglia gialla con Capitan Sodini in rappresentanza nel sorteggio con l'arbitro, dall'altro lato capitanati da Berardi, i ragazzi del Football Friends. Saranno i giocatori con la maglia rosa e blu a giocare il primo pallone. È arrivato il fischio dell'arbitro e si comincia. Pallone allontanato dalla retroguardia giallo-blu. Bella la verticale. Poi la conclusione del numero 20 che scheggia la traversa e termina fuori. Calcio di punizione di Prima Porta. Rincorsa breve, botta molto potente, vola al portiere, controlla senza intervenire. Sodini, pallone che passa per vie centrali, ancora bene la verticalizzazione, stop e controllo, poi tiro di sinistra, una cannonata che viene deviata in angolo. Football Friends in possesso palla, Berardi allarga con l'esterno destro trovando il proprio compagno sulla corsia di sinistra, poi il pallone sventagliato dall'altro lato, la sponda dentro, diventa alla fine un cross bloccato a terra. Il tiro sulla linea, il difensore allontana, ci prova ancora però il Football Friends, tutto largo, riceve palla il giocatore sulla destra, sovrapposizione ignorata, si accentra, allora va a calciare col mancino, di poco fuori questa conclusione. Pallone riconquistato dal Dis Prima Porta, Berardi non riesce a contenere l'avanzata del numero 7, raddoppiato ancora, il pallone sul secondo palo, apre la mano in tuffo. Numero 7 del Dis Prima Porta tra i più positivi, tra i più attivi dei suoi, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi, quasi prende un piccolo rischio ma alla fine riesce a passare bene in mezzo a due avversari, poi il passaggio in verticale, la conclusione tu per tu col portiere, messa dentro se non sbaglio da Camponeschi. In ogni caso il numero 88 del Dis Prima Porta va a siglare la prima marcatura di questa gara portando i suoi avanti per 1-0. Calcio di punizione, Berardi in punto di battuta, arriva il fischio dell'arbitro, poi alla fine parte il numero 19, potentissimo, Pellerino a terra. Pallone giocato dal Dis Prima Porta, avanza e calcia di mancino, questa volta il portiere arriva all'angolo. Inizia il secondo tempo, gioca il pallone dunque il Dis Prima Porta, il risultato è di 1-0 contro i ragazzi del Football Friends. Pallone messo giù, retropassaggio, Sodini quasi impiccia col pallone finendo con il perderlo, rischio per il Dis Prima Porta, bella conclusione a giro, ancora una traversa a dire di no. Calcio da fermo, va al numero 7, la fa girare e questo è un gol meraviglia, veramente fantastico, il tiro di interno sinistro del numero 7 del Dis Prima Porta, scheggiato il palo interno e la palla che finisce poi in rete dall'altro lato, impassibile il portiere, è 2-0 Dis Prima Porta. Pallone giocato all'indietro, gioca bene il Dis Prima Porta, ancora una conclusione alta questa volta, si lotta sulla linea di centrocampo, riconquista palla il numero 9 del Dis Prima Porta, poi Berardi in fase di interdizione recupera la sfera proprio a centrocampo, pallone messo dentro, limite dell'area, il tiro, l'uscita di Pellerino non basta e arriva il gol che accorcia le distanze, va a siglare il numero 7 del Football Friends, riaprendo le speranze dei rosa-blu. Iniziativa del Football Friends frenata solo per un attimo però, perché si insiste di nuovo sulla corsia di sinistra. Pallone scaricato, c'è Berardi in attesa, prova a liberarsi il giocatore con il tacco, poi alla fine è costretto a scaricare verso il proprio compagno, va Berardi di destro alto, senza troppa convinzione. Football Friends che riconquista il pallone in zona difensiva, può ripartire l'azione dei ragazzi di Melis. La conclusione, Pellerino apre i guantoni e devia fuori. Numero 10 in possesso di palla,
giocato in orizzontale, adesso a vuoto l'intervento in scivolata del numero 3 del disprima porta, poi una conclusione senza troppe pretese fuori. Calcio d'angolo, devono stare attenti i marcatori, ragazzi, del disprima porta, rimane tutto solo e arriva puntuale il gol alla prima disattenzione difensiva, troppo ferma la retroguardia del disprima porta, anche un po' fortunoso qua il giocatore del Football Friends che si è visto rimbalzare questo pallone proprio nell'aretta piccola, è stato comodo da mettere dentro. Football Friends che amministra il possesso, lancio in verticale, buona la sponda con il petto a favorire il compagno, saltato secco l'avversario, tiro a giro fuori di un soffio. Il disprima porta che sta avendo qualche difficoltà ad impostare delle trame offensive, vediamo come se la cava in pressing sul numero 7. Adesso il Football Friends finisce con riconquistare il pallone, l'uscita di Pellegrino provvidenziale ad impedire il gol degli avversari. Palla giocata all'indietro, in orizzontale, la palla passa dalla corsia di destra a quella di sinistra, ancora un bel suggerimento in verticale, stop d'esterno, è in area, il tiro a giro, non arriva il compagno sul secondo palo. Di nuovo un calcio d'angolo, battuto veloce, tutti fermi e questa volta l'errore è ancora più grave ed è ancora più pesante perché il parziale diventa negativo per il disprima porta, più uno in favore del Football Friends, è 3-2, ha segnato, mi sembra, il numero 14. Ultime occasioni in questa partita vivissima e dal risultato tutt'altro che chiuso. Avanza il numero 3 del Dis, poi il pallone messo morbido dentro, l'uscita, la traversa colpita su questo stacco di testa e poi se la cava bene nel disimpegno Berardi. Che rischio corso dal Football Friends. Prova la conclusione il numero 7, ancora un bel intervento dell'estremo difensore. Avanzata del numero 6 del Football Friends, non riesce a mantenere pulito il possesso, poi con una magia va via l'intervento a terra di Pellegrino, è senz'altro calcio di rigore, arriva il fischio dell'arbitro, era andato via con un gioco di gambe niente male qua l'attaccante del Football Friends, adesso il dischetto viene trasformato, il calcio di rigore allunga il risultato per 4-2 il Football Friends, doppietta personale del numero 7 e grande rammarico per i ragazzi del primo porta che adesso sono sotto i due gol. Pallone scaricato all'indietro, intercetta bene e può avanzare l'esterno del Football Friends, 3 contro 3, recupera piano piano la retroguardia gialla, il pallone viene però servito molto bene sul secondo palo, la chiusura sull'esterno della rete, calcio di punizione, di nuovo il numero 7 in punto di battuta, questa volta colpisce la barriera e arriva su questo ultimo spunto il triplice fischio del direttore di gara che manda a riposo le due squadre, 4-2 al termine dei 50 minuti tra Football Friends e Disprima Porta.